Carolina, quella che risolve i cubi di Rubik, e questo è il cubo più grande che ho finora. E questo è il cubo che mi è arrivato oggi, cioè assurdo, è pesantissimo ed è enorme e lo apriremo insieme in questo video. Prima di cominciare però volevo ringraziare Yuxin Cubes, c'è anche scritto qua, che mi ha gentilmente mandato questo cubo da provare, recensire, e ci farò un sacco di video, quindi seguitemi. Ok, cominciamo ad aprire il cubo. Ok, ci siamo. Oh mio Dio, quanto è grande! Cioè, raga, occupa tutta la scatola, non so se vi rendete conto. Non ho parole, sono troppo troppo contenta, cioè lo aspettavo veramente da un sacco di tempo. Via la scatola e anche la maniglia, capito? Cioè, raga, faccio fatica anche a tenerlo su. Io penso che questi siano tipo più di 4 kg. Prima di aprire il cubo, vediamo cosa c'è qua dentro. Pezzi di ricambio. Questi già vi fanno capire quanto è grande il cubo se i pezzi di ricambio sono di questa grandezza. Non li cambierò mai perché mai nella vita smonterò un cubo così grande. Non voglio morire e neanche rovinare un cubo che costa veramente tanti soldi. Quindi, senza ulteriori indugi, vediamo questo cubo. Momento della verità. Oh mio Dio! Cioè, io non ho parole. Questo cubo è bellissimo, cioè è la cosa più bella del mondo. Lo so, voi penserete, questa è pazza, però io sì, sono pazza e pazza per Gesù. Prendetemi per pazzo, sì, pazzo per Gesù. No, scherzo. E finalmente andremo ad aprire la pellicola. Momento ASMR. Raga, è untissimo, cioè sembra che qualcuno tipo l'abbia immerso nel lubrificante prima di avvolgerlo con la pellicola. E non so se si vede in camera, ma è super super lucido. Ora proverò a girarlo per la prima volta, cioè guardate come devo girarlo. Oh mio Dio, raga, oh mio Dio, non lo mischierò in questo video. Adesso farò la scacchiera, quindi via al time lapse. Cioè, ho caldo, raga, sto sudando. Questa è la mia nuova palestra. Adesso disdico l'abbonamento in palestra perché so che devo fare questo cubo. Divertente questa cosa, non so, raga, lo so, mi diverto con poco e magari qualcuno capiterà in questo video senza conoscermi e penserà che sono completamente pazza. Forse lo sono, ok, però io ce l'ho una vita. Non commentate scrivendo che non ho una vita, perché io ce l'ho una vita e infatti passerò la mia vita a risolvere questo cubo. Aiuto. Cioè, immaginate se sbaglio qualcosa e scombino il cubo. Sto letteralmente impazzendo. Sembra che vada tutto bene. E voilà, questo vi fa capire veramente quanti strati ci sono in questo cubo e io sono veramente sbalordita. E adesso so cosa vi state chiedendo tutti: quanto ci metti a risolvere un cubo così grande? Sinceramente non ne ho la più pallida idea. Allora, sappiate che per risolvere questo cubo a 13 strati ci ho messo la prima volta 2 ore, ma poi allenandomi un pochino sono arrivata a metterci 1 ora e mezza e sicuramente posso scendere ancora. Quindi provate voi a fare le vostre valutazioni, ci metterò sicuramente diverse ore. Ho visto il video di un ragazzo di vari anni fa che ci ha messo tipo 2 ore o poco più. E assurdo, veramente, Kevin Ace, io lo seguo un sacco, è stato il campione mondiale di cubi 6-7 strati per tanti anni ed è fortissimo, quindi ci sa che ci metta soltanto 2 ore, 2 ore e mezza, però io sicuramente ci metterò molte più ore.
Detto questo, prima di concludere questo video vorrei lanciarvi una sfida. Infatti, se questo video arriva a 5.000 mi piace, lo so che sono tantissimi, ma guardate quanto è grande questo cubo, quindi possiamo anche puntare in alto, direi. Se questo video arriva a 5.000 mi piace, farò un video dove disegnerò qualsiasi cosa che mi scriviate nei commenti su questo cubo. Ovviamente deve essere fattibile, quindi bandiere, loghi di varie aziende, personaggi di tipo Super Mario, può essere Among Us, qualsiasi cosa che possa rientrare dentro i pixel di questo cubo, quindi niente di troppo estremo. Farò un video dove li disegnerò, oppure farò un altro video con qualche mio amico dove proverò a fargli indovinare loghi o bandiere. Quindi vediamo come va questo video e scrivetemi nei commenti cosa dovrei fare con questo cubo gigante. Quindi il video finisce qua, lasciate un like e iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i miei prossimi video, e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!